tra chat. Ciao ragazzi, invece questo fino a me ciao. Ciao pezzi di merda. Questa è la diretta, quella ufficiosa. Esatto, ufficiale. Però siamo in diretta da altre pagine, quella di Carmin Schiff. Abbiamo Facebook di qua e Instagram di Antix. Instagram mio, Arcade Boy, praticamente camera 1, camera 2, camera 3 e camera caffè. Camera allora, oggi ho dei grossi problemi perché Barlow non vuole spostare la cacca rosa vicino a cacca marrone. E siccome non rientra nei suoi parametri, se non che al 97%, a me dà veramente fastidio questa cacca troppo illuminata. Se potessi spostarla, ma non si può. Puoi fare una cosa? Sei tu in mezzo che stai benissimo. Guarda, sì, così infatti, un po' guarda, tra una merda e l'altra. Perfetto. Questa è la mia vita, il riassunto della mia vita. Ma qua non si vedono le cacche. Aspetta, facciamo vedere, eccole qua. Perfetto. Sono in casa. Ciao. Caccamo. Le cacche. Ecco, tu parli al telefono. È difficilissimo. Chi è arrivata? Federica? Ma la vedete a Fabri. È arrivata al capo delle cacche. Vai, vai tu, vado io. Ma vado perché io. Va Entix a aprire a casa nostra? È l'ospite. È l'ospite della prima. Mica, ce la apre quando rimaniamo chiuso fuori. Non tanto è mancano 5 minuti ancora, ragazzi. Entix, voi non ti Entix, sanno non fare scappare il gatto. L'ultima volta ci ha aperto la porta con un coltellino da mariuolo pugliese, qual è lui, e che eravamo rimasti chiusi fuori. Da mille cazzi, ecco. Non fate scappare il attenzione, gatto. Attenzione, attenzione, è arrivato okay. Anche eccomi. Donald Mod. Eccomi, eccomi. Qua, pagliaccio. Un po' di cacciara oggi, sì, insomma. Vieni, vieni, vieni. Ciao. Poi arriva la freccina da lì che mi indica le maggiore. Non si vede. Siamo in mille. Però dovresti far annunciare Entix. Perché Entix? Non è Fabrizio il personaggio di oggi, ma vorrei, Entix. Sì. Allora, Entix Fit Yam, raga. Con calma, con calma. Ma non ti si vede di qua? Minchia, come casino, no? Raga. Oh, raga, è vero, Entix col cosplay di Ketama 126. È chi uguale. È? Chi è Ketama? Chi è? Te l'ho fatto sentire l'altro giorno. Sembra oddio, fatto un rap. Parte della crew di... Uno indie come te. Allora, indie. È indie. Ciao, Nino. Vabbè, cosa parliamo? Di cosa parliamo? Allora, mancano ancora, mancano ancora 4 minuti. Quindi adesso intanto tranquilli, tranquilli. Parliamo della giornata di Fabri. Parliamo della giornata di Fabri intanto. Io mi sono svegliato alle 2 per andare a fare un lavoro di merda. Non ce ne frega un cazzo. Era una battuta. Allora, vai a fare. Ma vai a fanculo. Dai tua madre quella puttana. Allora. Bella, bella, bella. Se lagga la live, me lo bella dite bella per abbasso un pochettino la qualità o chiudiamo la diretta perché siamo veramente in tanti in diretta. Abbiamo Entix che chiudo da qua, chiudo da qua, andate su Arcade Army oppure su Arcade Army Carmin Schiff, dove volete. Ciao, ci vediamo di là. Bella. Big up Entix, ti ho conosciuto nello studio di tatuaggi, grandi, quale strada prendere? Bella. E vieni a farti un tattoo. Cioè, mi sa che aiuto. Si cazzo, spacca la due falliti nella vita e poi ci sono gli Arcade Boys. Vabbè, Fabri un po', Faceva ridere. Welcome to Baggio. Welcome to Baggio. Ma ti spiace il caccio? Botto. Sì, con i maccheroni da paura. Sì. Entix, quando l'ho conosciuto, è una persona per bene, non è tutto precisino. No, ma sono ancora per bene, solo che in compagnia vostra che cosa uno devo fare? Degenera. Ti lascio andare. Sei come Tommy Cuti che dopo il secondo litro di vino con me è diventato ultra razzista e xenofobo. E diceva sti bianchi di merda, che musica da stronzi che ascoltano. No, voglio sapere, ma secondo te cos'è questa cosa che tanto ancora è abbastanza presto, manca ancora 3 minuti prima di inizio. Ma pensavo come si dà un'aria da quella cosa. Di professionalità. Sì, però qua non si vede un caccio. Caccio, raga, io tiro giù questo. Allora, ragazzi di Taylor Swift lì, dovete imparare a dire caccio. Allora tutti in chat dovete scrivere caccio. Allora, Valentina, soprattutto Valentina. Valentina il nome non mi piace. Il nome non mi piace. Valentina ma... cambia nome. Perfetto. Allora, Federica dovrebbe essere online perché detto che non c'è un cazzo da fare al lavoro. Ovviamente. Perfetto. Facciamo la licenziata. Ma il nuovo pezzo uscirà anche su YouTube? Certo, tra brevissimo uscirà su Vevo perché siamo riusciti a recuperare il famelico canale di Vevo. Un famigerato, famelico. Famelico. Già fatto il tatuaggio da te, la rosa sul petto. La rosa. Ah, grande, me lo ricordo. Vabbè, che hai fatto tu. Entix, farai ancora un pezzo con Fabri? Che scusa. Ma perché? Avevo fatto il remix di, come si chiamava quel pezzo? Madonna. 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 Madonna remix. Sì, Madonna remix. Allora. Cosa ne pensi di Barlow? Non ce ne frega un cazzo. Saluti da Nicolino di Cagliari. Ci vediamo, speriamo presto per il tattoo. Ciao Nicolino. Nicolino di Cagliari, sembra quando c'era la teleselezione degli anni 70. Colino, se fosse stato di Bari sarebbe stato Colino. Colino. Colino, che Colino. Serve anche per quando devi travasare delle cose, dei liquidi, no? Allora, guarda in quadro. Guarda in alto. Ciao, figlia merda, lì, terrone. Ciao, non ci sei, eccoti qua. Allora, Entix, ma cosa ti ha portato a supportare Arcade Army? Domanda. Che non hai preso mai e mai vedrai. Questa è una domanda veramente difficile. Della signorina, ma qua è pure peggio.
Aspetti, no, veramente, veramente siete voi che state supportando Antix, questo è il discorso. E ne siamo fieri. Cioè, perché meno male. Perché è uno noi che... crediamo nel progetto di Antix, perché io lo conosco da un sacco. E vi dico la verità, quando ero Hardline... Dillo anche qua. Quando ero Hardline, ti ho visto in un manifesto, in una locandina, in un locale qua a Novara, che io odio profondamente. Il Morgan. Sì, ho fatto diverse date. Ok, e bello, io dicevo, ma chi è sto coglione tutto tatuato? Io ero Hardline all'epoca, no? Sto coglione tutto tatuato. Ci ha parlato lui. No, no, all'epoca non c'avevo i tatuaggi. Non ce li avevi, quindi era invidia. Era solo invidia penis. Guarda, proprio un coglione, farò di quella musica di merda. Tipo reggaeton. E a quel punto io non ho mai sentito niente di te. Finché non ti incontro un giorno da Ananais. Si può dire Ananais? Non si può dire. Si può dire Ananais. Mi sono Ananais, questo frutto. Potrei mi tocco i coglioni. Ma no, sì che si può dire. Mi sono andato ad ascoltare i pezzi e vabbè. Parte che sicuramente c'era un gap di anni e anni tra una parte e l'altra, quindi era già periodo di Soundboy, quindi c'erano mixtape preesistenti, ecco, e non pochi, quindi non era più quello che era Antix, o comunque quello che era la musica di Antix che rappresentava in quel momento, perché ripeto, io da Hardline solo DSA Commando, Chaos One, 16 barre, tutta gente simpatica, non andavo più non andavo ad ascoltare, era troppo happy. Ok, no. O comunque il reggae, che era una delle mie cose che odiavo, quel tipo di musica. Poi vado ad ascoltarla ultimamente e ritrovo una musicalità, una sonorità molto vicina a quelle che piacciono realmente a me, cioè quello che potrebbe essere il punk, il drum and bass, determinate sonorità che vengono da un altro punto di vista della musica. E beh, questo sì, dico. Ma perché comunque si cambia nella vita. All'inizio c'è, cioè, uno si avvicina all'hip hop ed è, come dire, true hardcore, come dici tu. Poi ovviamente ci sono vari motivi per cui eri true hardcore, perché tu riuscivi a vedere quella cosa lì senza renderti conto che in realtà ci fossero più sfaccettature che potevano essere nobili alla stessa maniera, no? Poi uno crescendo ovviamente sviluppa i suoi gusti musicali. Sì, sì. Anch'io devo dire che ho iniziato nell'hip hop con roba sicuramente più hardcore, più pesante. Per poi trovare la mia chiave, poi alla fine la mia chiave doveva essere la mia, non doveva essere per forza un'emulazione di quello che già c'era in circolazione, anche perché non me la sentivo. Sinceramente io sono cresciuto in quartiere, quindi avevo tutte le carte in regola per fare anche roba, minchia te la spiego, te la spacco, per babbiartela, te la dico, come fan tutti. In cantina sotto casa mia c'è lo spacciatore che vive lì e tutto quello è, però cazzo, io quando, cioè, avevo sempre voluto accompagnarti con la mia musica in un momento di piacere. Se dovevi mettere la canzone in macchina, non c'è, chi se ne fotte dello sbattimento, la musica se l'ha presa bene. Sì. Cioè, ma in realtà era, guarda che lo stesso discorso che facevo con te lo facevo in sottotono. Pensa quanto posso essere stronzo io, che adesso amo i sottotono. Io li amavo i sottotono, sono stati sicuramente uno dei miei gruppi, come dire, di massima ispirazione. Cioè, ho fatto scuola. Minchia, ha cantato, la roba che piaceva a me. Io arrivo da Pio di Fregna, dalla musica, suonavo il pianoforte. Comunque, cioè, la musica non era in secondo piano rispetto ai testi, le liriche, cioè, doveva essere tutto un insieme di cose. E sottotono, raga, io quando ero sbarbatello mi addormentavo col sottotono nelle cuffie, cioè, da paura. Dedicavo i versetti dei sottotono alle ragazze dicendo che li avevo scritti io. Ma capito? Sei sempre stato quindi, là, l'abbiamo fatto tutti, quello. Ma quello lo fai ancora. Per limonare. E poi quindi allora ho cercato di dare lo stesso input agli altri, infatti tanti hanno scopato con le mie canzoni, spero. Davvero? No, no, ma io ho sentito. Tutti tranne lui. Tante ragazzine che conosco, ho conosciuto, che ti ascoltano, ti ascoltavano, stanno in fissa. È perché quello è il target che io poi ho scoperto troppo tardi. Che ti piaceva. Che doveva piacere. Tu hai scoperto tardi che ti piaceva la fregna. Vabbè, però, davanti. Sai cos'è il discorso? Anche perché dopo un po' di Foreste di Manganelli, raga, ne abbiamo visti. E, cioè, voglio dire, scusate se mi alzo e metto a posto. No, Foreste di Manganelli. All'improvviso Antix ci ricorda i suoi studi alla Bocconi. Ciao, allora raga, io una volta sono andato, proprio per chiudere il suo discorso qua, a un concerto di Chaos in Salento e praticamente questa cosa della Foresta di Manganelli è una citazione di Chaos che lui stesso dopo a fine concerto si è andato a chiedergli la foto da paura, bella Chaos One, e fa: mica comunque questa Foresta di Manganelli che mi segue a me non ce la faccio più, nemmeno lui ce la faceva più, capito? Nonostante fosse Chaos One, questa è la depressa, voleva chiamarsela anche lui, no, niente, cioè, allora, sono cazzi. Ciao, bella Antix, mi vendi la pelliccia che hai nel video della primo pezzo Arcade Army?
non è una pelliccia, è un montone, ragazzi, un montone, il classico, per darmi del montone, classico abbigliamento da clochard, cioè adesso praticamente se voi andate in giro beccate qualcuno che vive per strada ha il montone. Infatti io ho beccato una bancarella, un signore che si lamentava perché ormai il montone ce l'avevano soltanto i clochard e lui era, diceva, mi devo comprare il cappotto perché il montone ce l'hanno i clochard, e me l'ha detto a me che in quel momento indossavo il montone da 1200 euro. Sono rimasto un attimino male. Ma perché quello era un retaggio degli anni 80 il montone? Sì, ce l'aveva mio padre, montone di renna, capito, di renna. Col pelo. Comunque ragazzi, se volete acquistare abbigliamento di quel tipo, non è che dovete comprare per forza il mio, di montoni ce ne sono un sacco, andate da Groupies Vintage in via Gian Giacomo Mora a Milano, ecco. Metti il momento pubblicità e ne trovate un sacco. Botto di montoni, anche lì sempre manganelli però. Esatto, allora, esatto. Ho ancora la maglia Ganja Channel comprata nel 2012. Ganja Channel. Ganja Channel. YouTube. Ah, perché hai censurato, censurato Chanel che non si può, facci querela. Ganja Chanel, l'odour de ganja. Ma vai, in italiano. Raga, 6-7 anni fa, epoca in cui ero alle medie, andava fortissimo Antix, se lo pompavano sempre. Certo. Certo. Ma anche la tua tipa si pompava con Antix. Sì. Antix si conobbi nel 2011 con le carte dell'S lunga. Sì, è vero, c'ero. C'ero io a fianco a Elvis. Se nel 2011 andavi all'S lunga e spendevi più di 20-30 euro, ti davano il pacchetto di figurine con l'album di figurine degli artisti Sony. E io praticamente in questo album ero a fianco a Elvis nel roster di Sony Music, c'era Antix e Elvis. Poi lo chiamo il cazzo all'uovo di Pasqua di Dilla bene com'è. Era l'album delle sigarine, delle figurine dell'S lunga. E tu eri titolare 10 Capitan Antix nella nazionale S lunga. Allora, Antix, hai bisogno di lavorare con Panda? Bomba! Certo. Perché no? Minchia, Panda è un po' imparanoiato, nel senso, diciamo che è un giovane adulto. Dovrebbe essere più giovane e meno adulto, perché a volte fa delle cose che sono un po' troppo avanti per i ragazzi della sua età. Io gliel'ho detto: Panda, tu devi fare roba più spensierata. Invece di farti tutte ste menate quando scrivi le canzoni, che comunque sono molto belle, sono quelle che potrei ascoltare io che ho 33 anni, scrivi le canzoni per i ragazzi della tua età. Cioè, effettivamente, cioè, oggi è venuto a trovarmi in studio, si è fatto il tatuaggio, racconta nelle tue canzoni, caro Panda, che oggi sei venuto a trovare Cristianino, ti sei tatuato e hai visto una figa che si tatuava, non so, cioè una cosa che può piacere a quelli della tua età. Se ci racconta tutte queste paranoie che c'ha lui, le sue paranoie mentali, cioè, ragazzino, gliene frega un cazzo, sempre più pesante, e a me ho 10 anni di più di te, non me ne frega un però cazzo, però gli voglio bene, grande Panda, certo, si scopava con Mister Nino, grande, si scopava. Antix adesso ti farebbero lo spinner. Cos'è lo spinner? Figo però. È una roba nuova. Ah, quel coso lì, sì, che non serve a niente. Bravo. Però puoi farci la maionese. Allora, con Danny Lau non credo che suonerà mai più. Con la base di Danza Kuduro mi ha sempre fatto scassare. Superman con la base di Danza Kuduro. Cos'è? L'hai fatta tu? Sì, no, era un mixtape, avevo usato anche Danza Kuduro, che era in voga. Sì. Io facendo i mixtape sulle robe un po' più ballabili, ho usato anche quella base, ma ne ho usate mille, raga, ho usato anche Bongo Bong di Manu Chao. È diventato il fratello di Caos. Sì, sei diventato Caos. Aspetta, mi sciolgo i capelli. No, ma anche con i capelli così, guarda. Anche così? No, così si invece in Kazama, perché erano rimasti così dritti. Allora, uscite le cannette, no. No. Ma esiste ancora il borderline? No, il borderline non esiste più, ragazzi. E poi tra l'altro volevo comunque dire una grande verità. Borderline, che era anche meglio conosciuto come il negozio di Antix, in realtà non era il negozio di Antix, cioè nel senso era il negozio del Ciacanano. Io ci lavoravo all'inizio come commesso, soltanto che dopo, avendo avuto quel riscontro positivo, è diventato il negozio di Antix. Adesso Antix possiede un negozio di tatuaggi che è di fianco al borderline, quindi adesso le grafiche ve le facciamo direttamente addosso. Se volete venire a tatuarvi, insieme a Barlo, trovate Barlo Tattoo, dove lavora Antix. Allora, scacciate il grano. Per il tuo bagaglio culturale, quanto ti ha influenzato la techno? La techno. Andavi a mangiare le pastiglie? Per il mio bagaglio culturale, quanto mi ha influenzato la techno? Sono da piccolino, prima di fare musica, sicuramente sono andato a ballarla, ma non so neanche classificarla io la techno, sinceramente. Non so se mi ha influenzato tutt'altro genere di musica. Cioè, io non la sento techno. Techno non ce n'è. Poi magari ho qualche produttore che ha fatto delle robe per me, si ispirava a quella roba, ma non mi riguarda, sinceramente. Ma infatti non so per questa cosa che devo fare. Negozio di Antix ci ho lasciato un rene, bravo, continua così, da anche un polmone adesso. Ganja Chanel mi ricorda la mia adolescenza, un gran bel ricordo di Antix. Meno male. Allora ragazzi, io volevo dire una cosa a tutti quelli che parlano nostalgicamente di me. Allora, se voi andate su Wikipedia, c'è scritto Mr. Antix 2000...
in attività, cioè quindi non, è, che cioè, non è che è finita la roba. Purtroppo c'è da dire che c'è stato un buio musicale che non dipende da me, perché io comunque ho sempre continuato a fare album, soltanto che la mia etichetta non è stata in grado di spingerli, tant'è vero che quando è uscito il primo pezzo per Arcade, i giovani non sanno, la gente ha detto ah, Entis, mi ricordavo da Ganja Chanel 2000, come se ci fosse stato un abisso musicale dal 2011 a oggi, cosa che in realtà non c'è stata. Cioè ragazzi, sono usciti 4 album studio, purtroppo poco spinti, c'è da dire questo, ma esatto, tu stronzo che non segui. Pensa che oggi mi è arrivato una notifica delle stories di Instagram che posta la gente con un mio pezzo di Antix TV 2. Ah minchia, Antix, che fine hai fatto? Figa, è uscito ieri il singolo nuovo. Cioè quindi ragazzi, prima di parlare, cioè siete voi che non siete più attenti, perché? Perché probabilmente in un momento storico è successo che sia la nonna, la cugina, la nipote, la compagna di classe o tutti i vostri amici seguivano, adesso non seguono più, voi siete orientati su altro e non vi rendete conto. Ma se vi piace una cosa, è palese su tutti i social network che c'è della roba in uscita. Infatti, momento pubblicitario, è uscito un nuovo singolo che è molto figo, è uscito venerdì, si chiama Cover, presto uscirà anche il video, andatevelo a pompare su Spotify. Oggi avete la fortuna di avere Spotify, che comunque sia vi permette di ascoltare la musica che volete senza dovervela per forza comprare o sclerare, o senza spendere come un si milione di euro. Esatto, come si faceva una volta che si andava su Emule a scaricare, perché non ve la siete mai comprata, bastardi, la musica. Soprattutto a me, però insomma, voglio dire, di roba figa ce n'è. Io penso di aver dato tante sfaccettature della mia artisticità, da quelle più frivole, scanzonate, a quelle insomma un pochettino più sensate, serie, conscious, soprattutto con l'ultimo album Purple Haze, dove molto mi sono stolto tanti denti e tanti, come si dice, sassolini dalle scarpe, che mi possono permettere di tornare oggi con una freschezza, una voglia, una genuinità da fare brani come quello che è uscito questo venerdì, Cover, che sono assolutamente ballabili sul tiro di Ganja Chanel, soprattutto con gli schiaffi pronti. Sì, comunque senza più dover avere la paranoia di essere, come dire, paragonato a chi fa, cazzo ne so, hardcore, chi fa trap, chi fa, cioè io faccio il mio, e quindi tra l'altro io a lui l'ho sentito, è stato, quando è che sono venuto al tuo live? Quest'estate con Joe? Sì, quest'estate proprio. E ancora non collaboravamo, io mi sono divertito, e io che hardcore, criticone, tutto quanto. Però la differenza tra uno di che magari lo vedi in video e sembra chissà che cazzo è, poi al live fa la figura del minchia. Antix e live ti diverti, conosci un sacco di ragazze, anche se sono minorenni, però vai in galera col sorriso. Però mi attacco un attimo al discorso che faceva Antix sul... E abbiamo anche svaligiato il backstage. Sul periodo storico che stiamo vivendo. Allora, c'è stato, ok, questo buco temporale dove l'etichetta non ti ha spinto e tutto il resto, però ti ha permesso anche di staccarti da quel mondo musicale. E quindi adesso, se adesso rientri con un prodotto più tuo e meno, tra virgolette, come hai detto tu, uguale, puoi dirmi sono, faccio parte di un determinato cosa, perché nel periodo culturale in cui stiamo adesso, nel periodo storico in cui stiamo adesso, la musica rap ha preso così tante sfaccettature, così tante diramazioni, che hai la possibilità di fare quello che vuoi senza avere per forza l'obbligo di definirti rap. Allora, dico una cosa in merito. Io mi rendo conto, nonostante poi adesso ho detto sì, l'etichetta non mi ha spinto e quant'altro, mi rendo conto che lavorare il mio prodotto non è facile. Cioè, se tu ti metti nei panni di un'etichetta che deve spingere il mio prodotto, comunque fa fatica. Perché? No, perché non è... lo stai dicendo a me che ti ho spinto il prodotto. No, però aspetta, adesso tu hai parlato che comunque, cioè, adesso siamo in un mondo dove delle cose riescono a coesistere. Okay. Cioè, la radio ti spinge il reggaeton, c'è cioè, Elettra Lamborghini che ti fa, cazzo ne so, la roba reggaeton, fa il pezzo con Guè. Allora, io, raga, non arrivo dall'hip hop, io arrivo dalla dancehall, dal reggae, dai centri sociali, da un altro mondo. Sono stato accolto nel mondo dell'hip hop in un momento dove non c'era coscienza di questo. Cioè, nel momento in cui ho iniziato a fare i ritornelli per tutti, per portare qualcosa di più musicale a un prodotto che era un po' più underground, la gente ha pensato che fossi un rapper, perché non aveva capito un cazzo, perché cioè uscivano brani come karaoke, cioè, ma è rap questo? È come Sean Paul, cioè non c'era, era quello che è arrivato a me, cioè non c'era coscienza come c'è oggi, capito? Oggi è... La trap, comunque, raga, è molto più cantata dell'hip hop. Certo. E quindi questa roba qua ha permesso di
far coesistere una roba più cantata. Io quando facevo i primi pezzi era ancora il periodo che la gente diceva ma questo è Ricchione, perché canta? Perché sennò l'hip hop era solo te la spiego, te la dico, c'è cioè una ricanonizzazione all'italiana di quello che era l'hip hop, cioè che era la musica parlata. Se tu sentivi qualunque persona parlare di hip hop 10-15 anni fa era mica la musica parlata, quando però già anche i Wu-Tang Clan che c'erano da prima di noi, I can't bring the pain and never party, cioè c'era la cazzo, c'erano le note, non è che era per forza la ballotta te la spiega col guaglione, te la ma anche lì ci sono le note, certo, capito? Ma infatti cioè, capisci? Il primo Neffa aveva le note, cioè aveva cazzo il coso che gli faceva i ritornelli, prima Giulianone. Prima Giulianone, poi c'è stato Al Castellana, che era top soul in Italia in quel momento. Però lui era hardcore e i Club Dog con i ritornelli di Antix erano ricchioni. Vabbè, ma raga, ma perché comunque c'è stato la mancanza di knowledge da parte della gente, che adesso la gente comincia ad avere, perché una volta internet non era come adesso. Adesso tutti hanno la possibilità di fare i brani in inglese, di copiare chi gli piace di più. Una volta era, raga, cioè ti andavi a comprare i dischi, te li sentivi, baitavi, c'avevi il 950, cioè erano altri tempi, altri periodi. Però detto ciò, per fortuna sono cambiati questi tempi, e quindi io, lavorando con lungimiranza in quello che si spera si potrà essere un futuro della mia carriera, continuerò a fare il mio in maniera tale che quando guardo indietro non mi sento un coglione a dover seguire, cioè nel senso, tutti quanti i trend, semplicemente per dare dei contentini a delle persone che oggi ti indossano come una maglietta, domani si dimenticano di te perché entra il prossimo stronzo che dentro, capito? Cioè, ma questo anche il pubblico e non solo le major. Anche il pubblico è così, quindi tu fai il tuo e chi ti segue. Cioè. Ma la tua canzone più bella che hai mai scritto? Quella che ti ha segnato la vita? Raga, io purtroppo, cioè nel senso, ogni canzone è un pezzo della mia vita, quindi sicuramente ci sono canzoni che per me hanno più valore di altri, ma c'è una classifica che non posso fare io stesso. Certo. Non lo so, dovete dirmi voi quali sono le canzoni che hanno segnato di più la vostra, se c'è una classifica. E magari ce ne saranno altre che la segneranno in futuro. Allora, il pezzo nuovo è uscito, quando è che esce il video? Allora, il video uscirà, si spera, entro le prossime 2 settimane. Mm-hmm. Settimana prossima c'è il radio date del brano, quindi si spera che possa andare in radio. Il 13, venerdì 13 abbiamo scelto, io scelgo sempre delle date sfigate, perché fanculo alla sfiga, l'ultimo disco era uscito venerdì 17 marzo. Lui che è mega... Lui è mega tarocco. Guarda che noi ce lo ricordiamo. Guarda che noi ce lo ricordiamo. No, mi ero preso male perché quelle robe lì, se ci che mi hanno fatto i tarocchi una volta per finta, mi hanno preso per il culo. Io ci ho creduto. Per finta. Cioè, e gli dicevo: ma perché dici queste cose? Ma non perché sono scaramantico. Semplicemente perché mi ero preso male, che mi sputavi in faccia tutte queste robe. La morte, la bambina che chiagne. Senti, ma il singolo che è uscito, come si chiama? Cover. Si chiama Cover, anche se non è una cover, è perché l'analogia della cover è come se fosse la cover del cellulare, perché c'è un passaggio che dice: sul mio cuore c'è una cover e c'è scritto sul tuo nome, quindi ho fatto, hai visto che carino, ho fatto nel senso, potevo non dirlo, l'ho detto, fa così il pezzo, allora, è un pezzo da ballare, è un pezzo da scopare, è un pezzo che scorre, raga, non lo so. Dai, ci sta. Giudicatelo voi, a me piace. Quindi il video esce da 2 settimane, ma tu prima mi dicevi che in questo periodo stai facendo mille cose. Mille, raga. Diciamo che da quando ho smesso di essere in Sony Music, cioè mi sono tolto questo peso, ho ritrovato un po' una genuinità nel fare le cose, grazie a un team di ragazzi che mi sta dando una mano, primo su tutto AMJ, Shock del Nibiru Studio insieme a Evan, tutti i ragazzi con cui scriviamo i testi a 4 mani, a 5 mani, ci mettiamo lì, ascoltiamo la base, è più bello, nel senso, forza ai giovani, perché una volta ero io nel mio angolino che dovevo scrivere il brano, e a volte, sai, mi sembrava di ripetermi, perché avendo fatto un sacco di cose nella vita, no? Cioè hai fatto Quanto sei bella, hai fatto Click, devi fare una roba più scanzonata così, da solo non ti viene più, perché dici, cazzo, mi sto ripetendo, nel momento in cui ti metti insieme con più teste, cioè...
la roba si costruisce da sé ed è più figo perché ritrovi lo spunto di fare delle robe che non ti sembrano più scontate, no? E questo premettendo il fatto che mi sono reso conto di non essere un genio e dopo aver fatto un sacco di cose ho umilmente bisogno di una mano da parte di persone nuove, giovani, volenterosi, sia dal punto di vista di produzione, dal punto di vista di scrittura, che mi diano input e che possano comunque dare un valore aggiunto a quello che è il mio percorso, perché ci sono delle cose che io posso cantare e altri non le possono cantare. Esatto. Cioè, non so come dire, quando è uscito Karaoke, che era un pezzo ska rocksteady, non me l'ha cagato nessuno. Se l'avesse cantato Giuliano Palma, probabilmente quel pezzo sarebbe andato in classifica, certo, perché in quel momento storico non era il brano che potevo cantare io, no? Certo. Ci sono delle cose che posso cantare io, secondo me, rispetto al mio storico, e quindi ragazzi che mi danno una mano, ben vengano. Anche con i videoclip, Alessandro San Giorgio, i ragazzi di Hello Music, insomma, tutte persone che mi stanno aiutando a ritrovare lo spirito giusto che avevo perso, forte, perché... Minchia, arrivavo in Sony con le robe e se non era uguale alla roba di Fedez che sta andando adesso non te la spingo. Se non è uguale a quella roba lì, cioè, sono tutti non voglio nulla togliendo, non è un dissi, nulla togliendo a nessuno. Allora, però a volte si creano dei meccanismi mentali all'interno delle etichette discografiche per i quali sembra che una cosa debba essere unidirezionale per funzionare. E non è così. Esatto. E non è così, cioè, esatto, perché mai... No, ma ha ragione lui. Perché non... Cioè, poi si dice sempre, la Amy... Nina Zilli, la Amy Winehouse italiana. La versione italiana, ma di ma non può essere che esce una roba italiana figa di per sé, no, da sola, e qualcuno la spinge. Ma infatti io sta cosa, cioè... allora, ma poi aspetta, Zilli, che è una delle mie cantanti italiane preferite, quando me l'associano a Amy Winehouse non c'entra un cazzo, ma non c'entra, perché un cazzo. Gli anni 60 e poi tutti dicono la stessa cosa, diventerà nazisti, cioè, i nazisti, i nazisti. Comunque, tanto di cappello a Hendrix, che è uno che ha ammesso una cosa che fanno tutti e la dice serenamente senza nasconderla, il fatto di collaborare a più mani su un disco. Blah, perché sì, stai facendo un prodotto e tutti insieme fai qualcosa di bello che lo devo per nascondere, la gioia di tutti. Lo fanno tutti, tutti lo fanno tutti, l'autore, quello che li scrive tutti, ghostwriter, ghostwriter, autori, chiamali come vuoi, ce l'hanno tutti. E minchia, guai a parlare. Ce l'è anche Kanye West, questi, raga, tabù, cioè, questi tabù che non esistono. Allora, ragazzi, raga, in Italia c'è un grosso problema, cioè quello della mafia. La mafia non è soltanto quella che ti spara giù in Sicilia. La mafia viene applicata in tutti quanti i mondi, compreso quello musicale. Ma non... cioè, la mafia è un concetto italiano di... è una mentalità. Sì, è una mentalità di, come dire, mors tua vita mea, no? Cioè, è un concetto per il quale tutti portano... benefici al proprio nucleo, sbattendosene i coglioni di quello degli altri. Raga, esatto, se voi mettete il naso fuori dall'Italia, e io ho avuto l'opportunità e la fortuna di viaggiare, e viaggiare mi ha aperto la mente non solo a livello musicale, ma proprio per tutto quello che è il mio lavoro, i tatuaggi, altre cose che io faccio. Raga, succede che voi guardate prendete un pezzo di Kanye West, uh-huh, lo firmano 150 persone, c'è quello che fa il rullante, c'è quello che fa la cassa, c'è quello che ha scritto il ritornello, c'è quello che fa il coro, c'è un pezzo, ci sono dei crediti lunghi come una Bibbia, capito? Qua in Italia sembra che tutti vogliono fare i geni e dire ho fatto sta roba io, l'ho fatta da solo. Raga, l'unione fa la forza. Cioè, io, come ho detto prima, mi sono reso conto di non essere un genio e sto ricominciando a confezionare cose fighe nel momento in cui permetto agli altri di darmi una mano. Poi io ho la mia mentalità, ci sono delle cose che le voglio fare in una maniera piuttosto che in un'altra. Ci metto il mio. Ma raga, ben venga l'aiuto di terzi, ben venga, cioè, che ci siano più teste sopra una cosa, perché sicuramente ci sono più parametri di classificazione, più sfaccettature. Tante volte ti chiudi in una bolla, da pensi che una roba sia figa, esci da lì e dici ma... E poi oggi i ragazzi sono cambiati, perché con internet le robe sono tutti permalosi. Cioè non si riesce più a scherzare come una volta. Dice, minchia, fa cagare il tuo pezzo. Dici a noi, ridendo, no? Lo stai cioè, dicendo no, a noi, esatto. Noi ci denunciano. Minchia, ci rimangono tutti di merda, così, no? Cioè, raga, a me se mi viene a dire Hendrix la tua roba mi fa cagare, ti dico bella lì, ascoltate un'altra. Cioè, non è che devi piacere, puoi piacere a tutti, però dici, nemmeno mi metto a piangere, raga. Cioè, nel senso, dai, leggi un po' di, leggiamo un po' di commenti, okay, va. Sì. Chi è il tuo ghostwriter? Leone di Lernia, faccio l'anima sua.
Minchia, ma raga, io vi dico una cosa. Io, Leone di Lernia, è stato il primo concerto che ho visto in vita mia. Vabbè, sono stato al Teatro Smeraldo da bambino perché mio papà lavorava nell'etichetta discografica che stampava i dischi di Leone di Lernia e io ce li avevo tutti in 45. Quindi vaffanculo, per me Leone di Lernia è un mito. Sì, cioè, anche quando si faceva i CD da solo, ma Leone di Lernia, raga, è uno che ha fatto più soldi di tutti nel momento in cui c'era da fare i soldi. Voi non capite un cazzo. Poi gliel'hanno mangiato. Poi parliamo chiaramente di Leone di Lernia, che storyteller era. Ma un numero uno, raga. Cioè, Leone di Lernia prendeva i riddim prima di tutti, prendeva le hit, le trasformava. faceva rock and roll. È stato il primo artista a fare i mixtape. Lui è stato fatto Curio. Folk, lui è il classico folk popolare, volgarotto, però con già l'idea del business musicale mondiale. Ma prima c'erano anche dei pezzi inediti di Leone di Lernia. Io mi ricordo Cicculo Catina. Che voleva dire che usciamo. Che culo che hai, che culo che tieni. E faceva c'è culo gatine, Mari, c'è culo che hai. Ma perché non la rifai? Quasi la rifaccio. Minchia, è vero. Come omaggio a Leone di Lernia. Come omaggio. Minchia, adesso coi culi. Fai il video con tutte le negrette, mi chiami. Vabbè. E io faccio Leone di Lernia. Che rapporto hai con la codeina? Beh, ottimo. Raga, una volta è venuto Sfera in studio da me. Di tattoo. No, non sei venuto. No, è venuto a rubarci la Sprite per fare la codeina. Ovviamente. E allora è venuto fuori e gli faccio: vabbè, prenditi una Desperado. Se mi fa, minchia, fratello, no, la Desperado se la codeina è un po' un problema. Male. Sono andato fuori e mi hanno lasciato la boccetta. No, neanche, proprio la confezione sopra il panettone che c'è fuori dallo studio. Era lì che beveva sta roba. No, non l'ho mai provata, raga, e neanche ci tengo a provarla. Ma non, cioè, nel senso, ognuno può fare quello che vuole. Però io adesso mi piace stare sobrio in questa fase della mia vita. Scegli la vita. Esatto. Allora, quando ci facci non ho mai smesso di sentire come ti volevi evolvevi nel, a livello, vabbè, ciao, non riesci a dirlo, ti ha sempre seguito e ancora ti segue, bravo Caccio. Allora, tutti come Vito Andonio, che segue e seguirà e seguiva. Quante cazzate che state scrivendo, raga. Esatto. Antix, tu non sai quanto ho chiamato con in aria, quale strada prendere, bella zì, ti devo un caffè. Ma scusa, un caffè per tutte le chiamate. Vabbè, un caffè comunque di rispetto. Bella lì, dai, va bene. Stima. Lo accetto volentieri, decaffeinato. Allora, viva Antix, viva la fica, credo. Sì, potremmo fare degli aggettivi. A Antix piace la fica. Antix, artisti reggae dance soul che vanno forte ora. Artisti reggae dancehall che vanno forte ora. Allora, giamaicani, raga, quanti ne volete. Nel senso, a me piace molto Conscience, che vi consiglio di ascoltare. Di recente è uscito anche un brano con Rick Ross, quindi il tipo sta uscendo un po' dalla nicchia giamaicana. Conscience è sicuramente uno figo. Popcan, magari lo conoscete perché fa già da un po' di tempo le cose con Drake. Drake è uno che è molto attento alla cultura giamaicana, infatti la sua classificazione musicale ormai è dancehall canadese. Quindi sicuramente da Drake è riuscito a acchiappare un po' di artisti fighi. La dancehall sta cambiando molto, anche dal 2005. Beh, come il rap, con oggi la trap. Quindi dipende da che cosa vi piace, però c'è un sacco di roba. Tanta gente chiede, quindi non fumi neanche più joint? No, raga, non fumo neanche più joint, si poteva dire, però, cioè, ci rimane... però perdi le tue... perdo credibilità. Le canzoni sulle cannette puoi farle, dici ho fumato, gremavo. Ma infatti, raga, l'ultimo disco, Purple Haze, era un po', non so se molti l'hanno colto, ma era anche un po' un disco critico nei confronti della marijuana. Cioè, diciamo che io mi sono reso conto che ho avuto tanti amici per un periodo della mia vita che erano legati soltanto a fumare canne, col quale si diceva minchiate e basta, no? Fortunatamente adesso i miei amici sono cresciuti e mi piace attorniarmi anche di persone con cui si possa fare un discorso serio e che, diciamo, il legame non sia soltanto rispetto al fumare dei joint. Mi piace tanto. È lo stesso, è perché i tossici. Quanti treni ho perso a fumare le canne? Nel senso, cioè, Jake, che era uno di quelli che quando andavamo in tour insieme, se gli accendevo la canna di fianco, me la prendeva e me la buttava dal finestrino accesa. Jake la Furia. Ah. Perché con lui non si poteva fumare quando eri in macchina con lui, perché lui per lui non si dice come lo diceva, però comunque mi ha detto una cosa una volta, che è una cosa, cioè fumati le canne che intanto il treno passa
e lo perdi. Questa beh, cosa è assolutamente vera. È proprio papà. Vabbè, raga, papà, no, raga, perché? Perché comunque se hai un'età, nel senso, c'hai 14, 15, 20 anni dove il tuo unico scopo è uscire le sere, berti la codeina, andare a scopare, va bene. Quando cresci e hai a che fare con delle persone nella tua vita, perché comunque ma la musica gremava, però. Ma certo, ma tutti gremavano, raga, non è che sto dicendo però che le canne muori. Cioè, le canne sono belle, ti diverti, ti fumi la cannetta, però ci sono momenti e momenti, ovvio, sono con la mia ragazza, torno a un fuoco, in campeggio, in Australia, cioè voglio fumarmi una canna, ma se devo parlare col discografico, andare in radio, venire qua, dire delle cose serie, arrivo, sono così, mica frate, te la spiego, a parte che ormai mi viene una faccia da mostro, cioè se mi fumo una canna, e non sono più giovane come Sfera, che fortunatamente si può fumare 40 canne e avere sempre la faccia d'angioletto, sì. Perché è giovane, meno male che raga, se succede da me, raga, minchia, divento un bulldog francese, entro qua così e sono rovinato. Quindi le canne nei momenti giusti, non tutto il giorno, bello, tutte le ore, come giusti. Una volta, okay, come una volta con la ballotta che te la spiegavo. Bella, sì, grazie per ripresentiamoci. Mi ricordo di quando mi fa cagare la vita sentimentale. Ah, mi ricordo di te quanto mi fa. Ah, raga, ma guarda, per quel brano lì penso che ci si possano rispecchiare tutti, ma non è per colpa della tua vita sentimentale, è per colpa delle femmine. cioè, noi, comunque sia, sempre più uno di noi, ma, non, ma non in senso negativo, amiamo le ragazze, ma le ragazze sono fatte a modo loro, ragazzi, siamo diversi e loro hanno le loro idee, le tipe sono le tipe, raga, prendetele così come sono, prendete il buono, se vi fanno sclerare che fate qualcosa per non farvi Cati, Cati credo che Cati, ah. L'ultimo pezzo ha un sound molto simile a Quanto sei bella, è un'involuzione? Sì, siamo tornati indietro per andare avanti. Felice regresso, fini della esatto. Merda. Okay. Non è un'involuzione, Cati, ho già spiegato che è un ritrovamento di genuinità che avevo perso, perché già i denti me li sono tolti, quelli marci, anche, nel senso, ma... c'è stato un disco Purpleaze, andatevelo a sentire, se vi piace l'hardcore, sentire le cose incazzate, o comunque delle cose sensate che abbiano una ciccia, andatevi a sentire quel disco, adesso c'ho voglia di ballare, farvi ballare, raga, arriva l'estate. Meno male, che tra l'altro io ve lo ripeto, i concerti di Antix si ficca, e poi ci si diverte, perché lui sul palco sa stare. Allora, uno la butta lì pesantemente. Ma ho qualche dubbio che Antix sia anche vegano. Oltre a terrapiattista. No. Allora, la mia ragazza cucina spesso e volentieri durante la settimana pasti vegani, ma semplicemente per la linea, no? No, però non sono vegano, mi piace la carne, mangio la carne, ultima non la mangio. Abbiamo fatto insieme, esatto, non mi cioè, sembrava siamo bevuti vegano. La salsa del McDonald's. Cioè la no, non sono vegano, sono vegetariano, mi piace anche la cucina vegana, ma la mia bistecca, la mia cotoletta quando è ora me la mangio volentieri, cioè ci mancherebbe altro. Oh, ma mi volete togliere pure la carne? Già, tanto mangiati più carne, ma meno carne. Esatto. Allora. Secondo me il problema è che ormai la canna non è più legata a un piacere personale o di gruppo, ma uno status. Una volta ti imboscavi, adesso fai le storie mentre fumi. È vero. Sì, ma perché una volta era meno tollerata di adesso. Cioè, ragazzi, io una volta sono finito a fare un in-store a Verona, se non sbaglio, dove a presidiare l'evento c'era un capo dei carabinieri della zona di Verona, la quale figlia era mia fan. Cosa hanno ben pensato di fare? Sapendo l'orario in cui sarei arrivato col treno, dove poi sarei dovuto passare dal sottopassaggio, sapete quelle stazioni che devi, non puoi passare sui binari, devi passare sotto, ma hanno messo il posto di blocco per me sottopassaggio. Ok, io quel giorno perché lì dovevo fare, perché lo Spiro rosicava che sua figlia voleva sbocchinarsi. Sì, sì, no, perché loro comunque in quel momento lì dovevano comunque sia fare la loro, sai, paesi più piccoli, minchia, ti becco l'artista con la canna, ne trovo una, minchia, va su tutti i giornali, sono figo io, carabinieri. Comunque fortunatamente la mia discografica di allora, Super Rossella, vedendo i cani dei carabinieri, è andata là dicendo ciao piccolino, bello, i cani si sono sciolti. Io quella volta lì dovevo fare Verona, Roma, Venezia in un giorno e mezzo, quindi figurati se non c'avevo in tasca da fumare. Ce l'avevo, mi volevano inculare, non mi hanno inculato, fanculo. Però una volta solo perché c'erano i testi che dicevano marijuana, che comunque dicevano non pippare, magari fuma, e già ti rompevano i coglioni. Quando suonavo con Fibra, che c'erano delle rime strane, arrivavano delle denunce per vilipendio al crocefisso, cioè per farvi capire, no? Bisogna stare attenti a cosa si diceva. Oggi ci sono i trapper, in America è diventata legale la marijuana, quindi tutti fumano, te la spiego, te la dico, nessuno ti dice più niente. Una volta non era così. Antix vilipendio al crocefisso e in più Rossella
Rossella Falcone, Rossella, ciao Ross, capa della mala, certo. Comunque, cioè, comunque c'è un sacco di gente palo, che parla Rossella, di che parla di me, che pensa lui, dice, sì. No, dice che sei il fratello del fauno, molte sta pensando alla terra cava. Fumati la carne a sto punto. Se ti beccavo ti pensavo che mangiare. Allora, a questo cos'è punto che stai facendo mo anche di radio? Stai facendo una roba di radio? Cosa stai facendo? Allora, mercoledì, cioè dopodomani, siamo a Roma su M2O, anche sul programma The Loft presidiato da Don Cash, quindi va in onda la sera dalle 9 alle 20, cioè dalle 21 alle 22:30, canale 712 di Sky. Andiamo a presentare il nuovo brano, che si prospetta una bella hit che sta cominciando a suscitare interesse, quindi si può andare avanti anche da indipendenti più felicemente, e quello che sto facendo. Meno ansia, meno depressione. Ho la domanda che stanno rompendo i coglioni dall'inizio. Vai, vai. In che rapporto sei rimasto con Marcio? Così la chiudiamo qua sta cosa. Allora, in che rapporto sono rimasto con Marcio? Raga, minchia, ma ancora. Vabbè, parliamo di sta aspetta, cosa qua. Aspetta, quanti anni sono passati? Ma non lo so. 10? No, 8. Raga, la 2010. Gente si fa una vita, non è come voi, eh. Ma poi il fatto è che dopo quella roba lì, cioè quella roba è stata la roba che mi ha fatto esplodere. Cioè non è che è la roba che mi ha fatto morire. Sono finito dopo per altri motivi, capito? Cioè, perché che non c'è. No, chiamava le rumene. Allora, raga, la roba di Marcio è stata una mossa commerciale, perché io non ero nessuno a livello, cioè magari mi conoscevate per Ganja Chanel, alcuni e quelli attenti, ma non c'era il mainstream e l'interesse nell'hip hop come c'è oggi, che si andava in radio. Quindi Mondo Marcio invece ce l'aveva fatta, lui era andato minchia in TV prima di tutti, è uno dei primi, vero. Capito? Cioè forse il primo della seconda ondata di hip hop. Della seconda ondata è il primo, cioè, infatti okay. C'era il punk, emo. E subito dopo è stato lui. E il povero Marcio era stato preso di mira dai giornalisti. Giornalettisti del cazzo. Ma di brutto gliel'avevano detto di tutti i colori, no? Io ho sfruttato questa roba a mio favore nel momento in cui, perché avevo bisogno di farmi conoscere, lui era qua, io parlo di lui parla di me, mi porta automaticamente al suo livello per la stampa, capite? Detto ciò, la roba, raga, è finita anni fa, quando ci fu la Rap Race, che ci siamo stretti la mano, la foto era andata in giro, di qua di là. Oggigiorno in che rapporti sono con Marcio? Nessuno di particolare, ciao ciao, io non ho niente contro di lui, non so se lui abbia qualcosa contro di me. No. Detto ciò, mi ha fatto il culo a livello di pop, perché comunque lui faceva le rime, io giocavo in un campo che non era il mio. Ma tu non facevi pop, detto ciò, mi è servito e raga, bella lì, Marcio ti ha sotterrato, sì è vero. Ma in vedrai, quel gioco lì, però vedrai che vediamo adesso se Marcio canta tra qualche Nessuna. Settimana quando si decide a tornare dall'America. Tra l'altro sono andato a New York e l'ho beccato in aereo, perché mi fa sempre avanti e indietro, sì, in giro. Vabbè, quando tornerà dall'America verrà qua, farà la stessa domanda, faranno la stessa domanda: oh, ma allora l'hai sotterrato, E lui cosa dice fieramente? Dirà: boh, sì, ma chi se ne frega, cioè parliamo del disco che mi sta uscendo, esatto. Chi se ne frega. Ma boh, raga, quanto tempo cosa sai con Fibra? Io non so niente. Ma guarda, con Fibra non ci siamo sentiti più da un bel pezzo e nessuno, quindi non, come con Mondo Marcio. Ma poi penso che, cioè, Fibra non è uno molto, come dire, in giro, nel senso lui è molto riservato, quindi non so chi possa essere in che tipo di rapporto con Fibra. Abbiamo avuto un bel rapporto anche d'amicizia che è terminato per questioni personali. Detto ciò, per me è un grandissimo artista, mi piace molto il suo ultimo album e devo dire che mi ha insegnato tanto. Sai che avete molto, quindi, in comune il suo e il tuo ultimo album. Sì, ma perché comunque abbiamo fatto una stessa scuola in uno stesso periodo. E ripeto, a me Fibra mi ha insegnato tante cose, tanti parametri che applico nella musica arrivano non solo da lui, ma anche da lui. Io ho fatto tante scuole e ho preso il buono che c'era da prendere da tutti quanti. Quindi big up Fibra e complimenti per gli ultimi brani, perché mi sono piaciuti veramente tanto. Anche a me che non piace Fibra, l'ultimo disco è spaccato, Antix, non pensi che il fatto di essere stato sotto una casa discografica ti abbia dato la visibilità necessaria per poi poter diventare indipendente senza magari troppe conseguenze a livello mediatico? Sinceramente, al giorno d'oggi penso che forse non avrei mai dovuto firmare per la major, perché in realtà io arrivo da un mondo che, quando ho iniziato a fare musica, mi seguivano le persone che
erano già adulte, perché comunque il reggae nel periodo in cui ho iniziato a farlo io era una musica per grandi, arrivava dal punk, arrivava da chi aveva un background musicale molto più ampio di quello dell'hip hop. Il fatto di firmare per una casa discografica e di dover scendere a compromessi commerciali per fare delle hit che radiofoniche, che poi a molti sono piaciute e che mettono come piedistallo della mia carriera, ok? Però forse se fossi andato avanti da indipendente facendo il mio, probabilmente non avrei avuto un periodo di declassamento, perché nel momento in cui ho firmato per la major hanno iniziato a seguirmi le ragazzine di 14, 13, 12 anni e quindi tutti gli altri universitari o adulti che mi seguivano prima non si sono più sentiti, si sono sentiti traditi in qualche maniera, no? E quindi è difficile andarseli a ripescare oggi, capisci? Anche perché comunque esiste un gap di interesse musicale tra i 25 e i 40 anni, dove le persone comunque si allontanano, seguono la loro roba o non seguono la musica affatto, perché fanno i conti con le proprie vite, certo, che sono più importanti. Quando si è giovani in carriera si pensa che il mondo giri intorno a se stessi e le persone che seguono pensano che il mondo giri intorno alla musica. In realtà non è così, perché la vita è fatta di un sacco di cose e c'è un momento per tutto. Quindi oggi io prendendo coscienza di questa cosa faccio serenamente la mia musica con chi mi odia e chi no. Una volta magari no, una volta mi pigliavo più male, capisci? Però, insomma, i periodi cambiano e sicuramente tra chi segue oggi anche questa diretta c'è chi capisce queste cose, chi non le capisce, chi le ha già vissute e chi le vivrà. Però è la vita di tutti quanti, ognuno se la vive individualmente. Buona vita a tutti, insomma. Allora, in quest'ultimo questo ultimo album ti ho rivalutato molto, non mi piacevi per niente. Poi hai proprio cambiato marcia e siamo noi stessi. E hai fatto salto di qualità. Ora non so, il tuo disco a memoria. Ora il tuo disco. Ah, ok, non era una domanda, era una minchiata. Mi fa piacere perché sono cresciuto anch'io, comunque nella mia vita ho voluto dire qualcosa che è inutile che la gente mi dice non sei più quello di Ganja Chanel, non sei più quello di NTX TV, meno male, perché comunque sia, se fossi ancora lì a dire parlo di Ganja, cioè non ho più quella mentalità frivola e spensierata che avevo allora, e fare quel tipo di musica solo per compiacere chi vuole sentire quella roba lì mi declasserebbe a me a livello mentale, cioè mi guardassi la mattina allo specchio facendo ancora canzonette da ragazzino. Domanda da intenditore. Non sarei tanto felice di me stesso. Domanda di quello che dicevi tu prima, anch'io, che il reggae viene dallo ska, dal punk, quindi roba per grandi. Madness o The Special? Raga, Madness e The Special, tutti e due. Allora, raga, tutti e due. Sono andato a vedere i Madness, non sono ancora riuscito a vedere i The Specials, me li sono persi a Londra per un giorno. Che sfiga. Ma di cosa vogliamo parlare, raga? Ma sono dei fighi della Madonna. Minchia, ma viva tutti e due. Questi che ascoltano l'hip hop non sanno. Minchia, Tuton for life. Raga, la conosciamo in 3-4 col tipo, guarda, vale. In chat ci sono 454 2 li conosceremo in 5 in 5-6 conosceremo The Special, ma anche i Madness, il problema si cambia e si cresce, brava. Antics, ricordi quando ha inculato mia zia Giuseppina? Sì, io non so cosa ha combinato. Hai dissato Babaman in un brano, Matilda? Tu ho dissato Babaman, ecco. Allora, Babaman era uno che mi stava sul cazzo veramente, ok? Poi però perché ovviamente faceva il profeta, ma sì, cioè perché faceva una roba che minchia non ci appartiene culturalmente. poi ovviamente non so come dire, Mondo Marcio si è interessato, perché comunque Mondo Marcio si è agganciato a una rima che io avevo, anche Mondo Marcio si era agganciato perché avevo hype in quel momento, doveva riprendere su, cioè c'era interesse di tutti e due. E quindi poi Babaman l'ho smollato e sono stato dietro al Mondo Marcio per i miei interessi. Perché però comunque sia, esatto, certo, perché era più grosso. Sì. Poi Babaman se l'è preso coso, Bassi. Raga, ma guarda che... Però che cazzo diceva Babaman, queste robe di Naya Bingi? Ma no, ma raga, ma sono robe che non fanno parte della nostra cultura, cioè abbiamo i nostri problemi. Punto. Cioè nel senso, poi c'è chi ci crede. Da volantino stampato, dicendo... Io Babaman ci voglio bene perché è una brava persona. Ma sì, è una brava persona, quando faceva il profeta faceva ridere. Hai capito, è bravo anche a le sue cose, ma faceva ridere quando faceva il profeta. Ma poi c'aveva già, cioè Babaman ha 10 anni più di me, era sì, del 75, quindi aveva, cioè già allora era, cioè si doveva rendere conto secondo me lui. Poi si è pelato, cazzo fai Rastafari. Ah, c'è la stag. Ma senza Rasta non sei Rastafari. Vabbè, ma senza diss, cioè oh raga, proprio parlandone tranquillamente, cioè né un dissing, non dissing. No, a me non mi interessava quello che diceva. Io sono stato anche uno culturalmente molto attento, ma io raga sono stato anche in Giamaica, la gente di quella roba lì in Giamaica non gliene fotte un cazzo. Cioè io sono andato in Giamaica per sentire il reggae, la
gente si sentiva I'm in love with Coco. Ci sono rimasto di merda, capisci? Cioè, devo sentirmi lui che mi viene a dire quale robe che neanche più in Giamaica gliene frega, sì, un cazzo. Ma perché? C'avevamo Berlusconi, figa. Dovevamo pensare all'Isi la SIAE. Ma basta. Non c'abbiamo la SIAE da pensare. Esatto. Hai capito? Quelli sono cazzi. Ma poi hai capito le robe da volantino di Scientology, però di Rastaman. Cosa dici a chi insinui che copi Babaman? Sì. Ma che non ha capito un cazzo. Oh, cioè, che, cioè, comunque, per è zip, cioè, le cannette tutti, allora. Allora, lo so, ti hanno atterrato tutti, tutti ti hanno atterrato. Antics, quando fa l'estazione il contest del singolo nuovo cover che hai lanciato su Instagram? Cosa? Il singolo nuovo cover contest, giveaway. Ah, devo dare il vincitore, minchia, no, dopo stasera... Ma adesso in live! Scegliamo il vincitore. Dai. Alisa la SIAE. Che sennò questo ha rotto coglioni, dottore. No, ma raga, devo guardare le storie, lo dico stasera, scrivo stasera. Dai, stasera. E comunque ha detto... Che aspetta che mi ha mandato un messaggio Alisa la SIAE. Aspetta, dov'è lui? Dov'è? Chi è che ha scritto del vincitore? Non lo so, adesso lo scriverà. Fa una cannetta. Lo scriverà adesso. Vabbè, non lo so. Chi sei? Sei ancora vivo, è arrivato. Non lo so. Scrivi chi sei. Supporto da giorno zero, collaborare insieme a Nino è stato veramente fantastico. Nino Alessandro San Giorgio Director. Dov'è Ale? Mitico Ale. Ale è il mio director numero uno, non lo cambierò mai più. Alessandro San Giorgio Director. A me. San Giorgio lo conosco. Director ad Ale. Director, bravo. Il tuo prossimo disco quando esce? Domani. Non esce per il momento, singoli. Nel senso singoli, raga, tanto allora fare i dischi è uno sbattimento, perché tu devi fare un anno di sbattimento per confezionare un disco, parlo anche di qua ogni tanto, scusate, un anno di sbattimento per confezionare il disco, dove poi tiri fuori tre singoli e la gente si ascolta forse quelli e tu tutto il sangue che hai sputato per fare sto disco, la gente non arriva neanche, ma lavoriamo i singoli, una volta che ce ne sono tanti belli li racchiudiamo in un bel disco e magari uno posso dire che effettivamente mi hanno rotto i coglioni chi fa solo il disco in questo momento, perché bello il disco, poi bello è bello, il disco. Ma lo fai alla fine, non è che sì. Mi fai uscire un video che accompagna il disco, poi mi fai uscire tutti i singoli col disco, io me lo so già sentito il disco, io ho fatti tre di dischi dopo Soundboy e la gente mi parla ancora di Ganja Chanel, ma il pezzo con che cazzo Fedez li ho fatti a fare? Per una bomba dicono pezzo con Fedez, sono fatti diversi di pezzi con Fedez e lui è versatile, però anzi quando ha fatto quest'estate senza entrare senza pagare, era figo quel ha pezzo fatto lì. Il pezzo del solo, tu mi chiamavai con Antics non sapendo che avevate fatto un pezzo, ma perché lì dietro c'è comunque la collaborazione di gente che arriva anche da quel mondo lì, dei suoi produttori, perché ci sono i ghostwriter, perché ci sono le top line dei ritornelli e perché loro hanno capito prima di me che l'unione fa la forza, non è che si inventano tutto. Bravo, ma quello che dicevo prima già Takagi e Ketra o erano diversi? Sì, no, quel pezzo lì è di Takagi e Ketra e Federica Abate. Cioè, quadrati, gente autori con i controcazzi, nel senso, bravi ragazzi che hanno fatto Revolution. Per me è l'unico pezzo che hanno fatto che non è andato, perché davvero l'ho fatto da Cagicchetta. Sì, era quello il pezzo che ti avevo remixato. Ah, ok, il più bello hai voluto remixare, facile così. A me è piaciuto un botto quel pezzo, spaccava. Però io sai che cosa ho avuto di sfiga, che ho sempre anticipato un po' i tempi, non cioè sono uscito con la roba latina un anno prima che esplodesse qua, sono uscito con la roba reggae un anno prima, cioè i Dogo hanno coronato il loro mainstream con PES. Sì. Cioè che era una roba reggae con Giuliano Palma, sì. Che quante robe avevamo fatto così già noi, no? Cioè io già non ne potevo più di fare quella roba, certo. Lì ho sempre un po' anticipato i tempi, mi è andata male di sfiga, raga, però Pioneer. Vabbè, adesso questo come stereo. Adesso Jake sta facendo quello che praticamente facevi tu qualche anno fa, Un po' più preppato. A lui piace un botto la fregna, sì, Jake. Un sacco. Le canne no, ma le fregne sempre. Vabbè, oh raga, fa il suo. Adesso vabbè, ma anche lui. No, vabbè, ma è diverso, cioè è cambiato. E poi è diventato un personaggio televisivo. Bravo. Cioè si è reinventato. Ma noi siamo contenti. Io sono contentissimo. Bisogna reinventarsi. Qui a metà tra te, Max Pezzali. Ma anche e perché, raga, io sinceramente adesso, anche se mi esplode sotto il culo una bomba della Madonna del brano e tutti mi vogliono in radio, ma secondo te che voglia c'ho io di andare a fare gli autografi alle ragazzine, di fare le foto, click mi siete facendo, ma col cazzo, ma mi sono rotto i coglioni, mi sto bene a casa mia, capito? Però vabbè, per lavorare bisogna accettare i compromessi, certo. Detto ciò, però c'è un momento per tutto, io spero in una discreta
un discreto successo con la mia fanbase, fare i miei concerti senza troppi sbagli, cioè sinceramente, wow. Di diventare Elvis Presley non c'ho più voglia. Guarda, noi è difficile che usciamo di casa perché siamo, la pensiamo esattamente soprattutto quello lì. Usciamo quando c'è un evento da fare, che o quando a c'è lavorare, da mangiare, o andiamo alle cose che ci interessano a noi, come tu andrai alle fiere dei tatuaggi, mm-hmm, io vado, sì, alle fiere dei fumetti, esatto, capito? O vado a Guinness a mangiare, bere, certo, il però cioè non è che vai proprio alla serata per farti fare le foto, autografi, o per divertirti con la gente che mi chiama con Wad che mi dice: ma che cazzo fai, venite alle feste, ma vai a far culo te, i tuoi amici di merda. Raga, io non ne posso più delle feste, le serate, le... cioè schifo, vi dico la verità, che due pa, mi rompo i coglioni. Cioè, c'è stato un momento per quelle cose lì, adesso ho altre priorità nella vita. Preferisco mille volte andarmi a bere una birra con gli amici, parlare di cose senza, okay, cioè andare lì. Lo fai nel momento che, ma serve, che farlo. Serve farlo. Ma perché infatti sono anche uscito un po' dalla scena? Perché ho smesso di andare a farmi vedere ogni due secondi qua, là. È più lì, lavoro fuori che lavoro. È più lavoro quello che... Antic, ci fai un saluto, Romano. Come stai? Beh, sai che siete molto identitari voi giapponesi. Omofobi e fascisti. Un tipo mi ha detto, quando fai il featuring col Fauno. Tu lo conosci il Fauno? Chi è il Fauno? Ste, Mole, Thoradin. Quello con le scale in faccia, che fa le suspension. Amico. Lavorava da Igriff. Non c'ho presente. No, vabbè, l'avrò visto sicuramente. No. Vabbè, il nostro amico. Comunque, hai fatto scoprire un botto. Ok, abbiamo letti mille quello messaggi. Quello è un tema ricorrente. Ma quindi ormai Antics è l'unico a essere rimasto in buoni rapporti con Panda. Sì, esattamente così. Ma... tra poco. Capirai. Antics, capisco la maturità, ma tra poco sei in fila all'Inps. Ma magari. Cosa vuol dire questa cosa, ragazzi? Sì, però guarda, puoi fare... è più giovane. Tanto, raga, invecchiate tutti, Non è che voi fermerete l'invecchiamento, cioè... Moriamo, una cosa sicura, cioè la morte. Invecchio io, invecchi pure tu, pezzo sì, di merda. Prima o dopo muori pure te, vaffanculo. Raga, sono più vecchio io di Andy. Allora, ma quante chiamate? Oh, raga, molte macchine. Vabbè, raga, ti senti Chris Brown italiano? Hai scazzato con Iro? Ma no, Iro è il mio barbiere. Che cazzo c'è? Ah, perché mi vedevo i capelli lunghi. Che cazzo? No. Era tutto. Era tutto. Con... No, non ho scazzato con Iro. Non è che ci sono solo sulla casa o club. Ci sono pure il muretto. Cazzo ne sai tu di muretti? Ma com'è che cazzo ne sai di muretti? Antix dal muretto. Raga, il muretto io ci sono stato, e come, raga, ai tempi dove facevano bruciare Vincenzo da Vianfossi, che ti tirava gli schiaffi se passavi e ti scavallava, non è mica come adesso che lo fa lo stesso, c'era gente che, raga, è finita in comunità, gente che faceva pericolosa veramente, mica come adesso, gang, andate al muretto di una volta, perché la gente ancora non capisce bene come, no, anche perché una volta, raga, i rapper li riconoscevi subito, non era come adesso che sono tutti rapper, che commerciali, uno c'aveva il cappellino, il pantalone della intro. Bravo! Subito lo beccavi. Tu o fai le tag, o fai. Vieni qua, ti scavallo. Pom. Bravo. Io sono Tawa, io sono Vincenzone, io sono dura. Cioè, minchia, raga. Spaccava il muretto. Non hanno ben capito come funziona, che non è proprio come la vivono loro adesso questa cosa. Ma no, cioè molte volte ci si stava anche attenti a determinate cose, anche perché se andavi... Aspetta, è l'Xter, è lui quello del contest. Okay. Di dove sei, zio? Sei di Milano? Vieni a tatuarti, hai vinto tu. Bravo. Allora, Barlo ha dato la costola per creare Eva. No, non ha dato la costola per creare Eva, quella puttana. Fai la story su Instagram. Mandamela, che hai vinto. Ha vinto lui. Antix, sei un grande. Non hai neanche voglia di guardare il messaggio. Ha vinto lui. Casual. Dice la verità, ti fai il colore dei capelli bianchi. No, raga, ce n'è un botto di capelli bianchi. Guarda, ma che sono pieno. Ma no, perché sei rasato. Ma io sono brizzolo. E non vedo l'ora di averli tutti bianchi. Che scopo il triplo. Anch'io, che scopo un botto. Bellissimi. Non è che ci sono solo... abbiamo letto questa minchiata. Ma poi vaffanculo, c'ho 33 anni, pezzo di merda. Ma per chi mi hai preso? Ma che funziono benissimo. Funziono benissimo. Ah, Piero Vellotti. Minchia. Antics, non vuoi bene a me medesimo, Piero Vellotti, ma io ti voglio bene lo minchia, stesso. Minchia, io sono Marco Fiorito e ti scavallo. Schischi! Piero Vellotti sei un minchia. I rapper ci sono sempre stati, sei tu che non sei un rapper. Lui è dancehaller. Come si chiama dancehaller? Boh. Antics parla di... DJ si dice in giamaicano, perché è DJ style. I giamaicani dicono, ma DJ, perché il reggae è nato come DJ style, erano in console, non era... Un MC, era un'altra roba. Ma DJ! Nel prossimo tour porti ancora Fabiuzzo le drums.
Magari, raga, dov'è il Fabiuzzo? Mi manca un sacco. Purtroppo, raga, suonare con la band è difficile perché costi troppo. Beh, e quanto. Sei il primo a saltare da tutti i festival. Un peccato. Etix è un grande, Barlo spacca qualcosa, bla bla bla, mi hai fatto scopare un puttanaio. Niente, tutte meno male, raga, almeno qualcuno che mi riconosce qualcosa. Etix è un grande, no. Gianni di Cristo, stai attento. Ma i tatuaggi li fai tu stesso? Li faccio io stesso medesimo, raga. Belli, non come quelli che... Adesso me la aggiusti, dai. Abbiamo che... Senti, ma Fabri, Fabri ha scoperto la fregna e ha scoperto anche i tatuaggi. Ha scoperto la fregna, magari anche prima di te. In sei mesi... E in tipo sei mesi si sta coprendo di tatuaggi. Bellissimo, vieni. Adesso ha soltanto soldi per spendere per tatuaggi. Solo tatuaggi. Perfetto. E siccome Marcone non gli ha fatto il petto, è incazzato nero. Allora, siamo d'accordo con Chris. No, saluto Marcone, so cosa è successo. Mi faccio. Ciao Marcone, ti voglio bene. Li faccio con Antix pagato, un serpente sotto l'ombelico. E con peso del prezzo mi aggiusta questo. Che gli ho fatti in sua proprio onore. No? Marcone è quello che mi ha fatto questo pezzo qua, ragazzi. Marcone, sì. Bravo Marcone, no, bravo. Antix, farà fit con Diluvio, cosa ti puoi ammettere? Per caso, cos'è che non hai visto un cazzo? Ma cosa stai... Cosa vuol dire? Cosa ti puoi... Non so cosa vuol dire. Ah, Antix, farai un fit con Diluvio così ti puoi lamentare per un plagio... E poi ti fai la promo. E poi ti fai la promo. Perché? Diluvio fa così. Ah, mi hanno copiato. Antix, ma quel disco... Noi vogliamo bene, ma minchia. Noi abbiamo scovato. Vabbè, raga, un'ora di live. Mi sono rotto il cazzo. Come no? Mancano ancora 5 minuti. Ah, ok, dai. 5 minuti. Riassumi dai. Tutte le cose che stai facendo. No, volevo una cosa seria. Scusa, vai. Allora, adesso mi hai parlato del pezzo che uscirà il video da tra poco. Che è il video che uscirà su Devo. Sì. Il prossimo pezzo ancora uscirà sotto Arcade Army. Sì. È quello featuring con Yem. No. Singolo? Singolo? Un altro singolo. Quello che piace un botto a me. Ai ai ai, fada che scoppa. Sono pieno di pezzi, pieno! Che Vincenzo. Ne ho un botto. So che apprezzerà la battuta. Secondo te tornerà mai lo Ska? Magari a Gesù Cristo. Magari. Ma non è che è morto lo Ska, tornerà mai. Era una roba dei nostri genitori. Cioè, perlomeno di me. Ma mio papà ascoltava Nino D'Angelo. Ma io ascoltavo lo Ska. Sì, ho capito, ma non è una roba dei tuoi tempi e dei miei. Sì, mia mamma ballava Ska. Era un po' per... ma era già travisato una volta. C'era la moda Ska. Perché lì era la moda Ska. Si chiamava così. Non è che c'era. Tornerà mai lo Ska? Lo Ska non ha mai smesso di esserci, raga. No, abbiamo gente che spacca, ma... Comunque, per lo stesso discorso di prima, non è che una roba deve tornare per forza, ma se uno vuole fare un pezzo Ska, lo può fare chiunque. Cioè, ma poi, raga, potete anche ascoltare generi che non vanno di moda, eh. Sì, addirittura, se vi piace una roba, poi ascoltatela uguale anche se non va di moda, eh. Non è che sei obbligato a fare il modaio de merda. Barlo, come andrà la prova costume e perché proprio di merda? Perché tua mamma ci piace uguale. Minchia, sei ingrassato. Raga, io non posso più andare fratello, in palestra. Mi ero iscritto a Muay Thai. Tre lezioni mi hanno inclinato due costole. Etix, fai un video con Fada che balla, ti prego. Lo faremo. Sì, ma c'erano i Meganoidi. Ma i Meganoidi era la seconda. Meganoidi era già lo Ska pop. Però va bene. No, proprio un cazzo. Poi si mettono a fare a scuola. Cosa ne pensi di Quentin 40? È quello che fa le robe spezzate. Minchia, spaccato. Ha spaccato. Mi piace perché si è inventato... una cosa nuova che non c'era. Ma poi devi sentire. Se inventa una cosa nuova che non c'è. Bravo, ha spaccato. Io adoro questa cosa. Anche secondo me. Ma poi tutto il filone ha spaccato. Anche troncato. Anche perché minchia, l'italiano c'ha quattro parole. Dopo un po' non puoi più fare le rime così, le trova tutte lui. Può fare tutti i pezzi che vuole. Suoneranno sempre bene. Ha spaccato. Ha spaccato. Ma poi anche prima che esplodesse, raga, c'erano delle robe, minchia, con anche i beat un po' afro, un po' pompati Mumbato. Così, insomma, Mumba, bella, quella roba mi piace. Tette o culo? Culo per sempre. Bravo. Allora, ricorda che non sei tu che scegli la musica, è la musica che ti sceglie, vabbè. Ma che cazzo Bill Cosby ha detto. Ma chi è? Babà, ma anche fai profezie questo. Allora... Simone dice ciao Cristiano, è confidenza. Ciao Simo. Antix, farai il featuring con Antonio Di Che e Di Stefano? Antonio Di Chiere Di Stefano è il ragazzo che scrive i libri? Sì, di non volevo dirlo io. Perché canta? No, però se la chiacchiera una volta rappato. Ma un mito Antonio Di Chiere Di Stefano, sì, raga. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Amico tuo. Ciao Antonio Di Chiere. Ciao Antonio. Ciao. È lui che ci odia.
ti preoccupare. Credi che Arcade Army sia una giusta indicata per crescere musicalmente? No, assolutamente no. Proprio no. Scegliamo solo robe fallimentari. Però è sicuramente una bella cosa collaborare con della gente che ha voglia di spingere cose sensate, capito? Cioè, cazzo. Detto ciò, dove cazzo devo andare così scappati di casa? Intanto. Però, esatto, intanto comincio a dire. Cioè, già il fatto che voi siete attenti a quello che esce vuol dire che hanno fatto una buona cosa. E per me è degna di merito. E quindi preferisco dare le robe a loro e altri come Hello che mi danno una mano da altri punti di vista, perché l'unione fa la forza. Poi noi, e poi chi vivrà vedrà. Bravo. Perché da cosa nasce cosa. Sì, chi anche Rosso di sera bel tempo si spera. Bravo. Non tutte le ciambelle escono col buco. Bravissimo. Non dire gatto. Però queste sono cose reali. Sì. Cos'è questa roba? Cosa fai se ti entra un pellicano in casa? Cosa fai se ti entra un pellicano in casa? Ci sparo perché è negro. Non so cosa rispondere. Faccio una bellissima, faccio una foto. A parte che non entra un pellicano in casa mia. Perché non hai le finestre? No, non ci sono i pellicani qua. Raga, adesso se ve lo dico, Antix e Lolo sono così, sono amicissimi. Anche quindi di non Chele. Scrivete le cose. Lui è amico di Chele e di Panda, Antix. Allora. Sono amico di Lolo. So che voi ce l'avete con lui. Ma no, è lui che è merda. È un merda. Ma non so, raga, io lo incontro praticamente tutti i giorni. Lavati le mani, se tu cioè, perché abita vicino al mio studio. Ah, bella frate, cose. Ah, abita vicino al tuo studio. Sì, sì, lo becco sempre. Vabbè, frate. Occhio a tatuarlo che ti prende. Frate, come stai? Raga, allora io vi lascio Antix che dice le ultime due cose che usciranno a brevissimo e soprattutto dove lo potete trovare. E le dico anche qua, ok. Sì. Dove sono rimasti in 21 Blackjack 23. Allora, e non si sentiva. Raga, cover, nuovo singolo, andatevelo a pompare su Spotify. Fortunatamente siamo già nella classifica delle più popolari di iTunes. Siamo già nelle più popolari di Spotify, quindi vuol dire che il pezzo vi piace. Ha già un sacco di stream da venerdì che è uscito. Soltanto voi potete far crescere la musica indipendente, perché ormai praticamente, anche se è una cosa in cui io non credo, perché la musica c'è chi se l'ascolta anche in altri modi, ma i numeri fanno tutto, soprattutto per far esplodere le robe. Fatela crescere, datemi una mano, perché io, raga, la musica la faccio per voi, la musica la faccio perché, oltre perché mi piace e voglio esprimermi. Siete voi che la giudicate, la portate in alto, quindi spingete sta roba perché spacca, vi fa ballare, fatelo senza pregiudizi, cover è fuori, presto altre mine, presto il video, raga, comunque ci sono, non sono sparito, ok? I'm alive, anche se ho 33 anni come Cristo, non almeno c'è, lui lo dice, c'è... Buona, ci sono, quindi raga, non chiedetevi che fine ho fatto perché io esisto, la roba è fuori e la roba spacca. Non voglio essere modesto né presuntuoso a dirlo. Nessuno da solo, lo sa. Ma a me piace la mia roba. Solo fa raga. Bene, solo cioè... fa bene. Non lo chiamavamo. Ci fai la promessa in live? Dai. Sì, quale? Un pezzo R&B. Un pezzo R&B io. Dai. Ma che ce la puoi fare? C'hai la voce. C'hai anche il team. Dai, non lo so, dai, se che c'ho la team. Voce. Dai. Vabbè, me la faccio scrivere da MJ e poi la fai. Fai fit con me, fai fit con me. No, MJ no, che fa. Ciao a you, buona giornata. Qua sotto lascio il video, mi raccomando, andatevelo a vedere quando esce. Merde!